Ha solo 15 anni quando Catherine Spacco fa il suo debutto nel cinema italiano degli anni 60 stregando Alberto Lattuada, che le cuce addosso il ruolo dell'adolescente spregiudicata che si porterà poi sulle spalle in molte pellicole successive. Nata da un'illustre famiglia belga, lega indissolubilmente il suo nome all'estate, alla musica che viene dall'America e dalle prime discoteche, fino al film Calte il sorpasso che la impone come fenomeno sbalorditivo. Attrice coraggiosa ed elitaria, diventa un caso cinematografico unico e raro per l'epoca, il baluardo delle commedie all'italiana in cui gli adulti si scontrano con i giovani anticonformisti. Quando è che ti rivedo? Una bellezza conturbante che conquista inesorabilmente pubblico e critica, diventando anche modello di stile. Recita accanto a tutti i più grandi, da Vittorio Gassman a Marcello Mastroianni, da Ugo Tognazzi a Jean-Paul Belmondo, fino a Bette Davis e Jane Fonda, solo per citarne alcuni. Contemporaneamente si impone anche come cantante, con la Dischi Ricordi pubblica svariati 45 giri, fra i quali memorabili quelli della mia età, la versione italiana di Tu le garçons e le figlie di François Hardy e L'esercito del surf. Dopo una serie di lavori anche per il piccolo schermo, negli anni Ottanta comincia una lunghissima pausa dalle scene che durerà oltre 20 anni. È in questo periodo che diventa autrice e conduttrice di alcuni talk show, il più famoso dei quali resta l'indimenticabile Harem, 15 edizioni su Rai 3 che la consacrano definitivamente nel cuore del pubblico, che la ammira fra l'altro per la sua eleganza e la sua raffinatezza. Innamorarsi che assurdità, è roba da elettrocardiogramma. Nella sua vita quattro grandi amori e quattro matrimoni. L'attore e produttore Fabrizio Capucci, conosciuto sul set della Voglia Matta, Johnny Dorelli, l'architetto Daniele Rei e infine l'attore Orso Maria Guerrini. Anche loro, come tutti noi, incantati da quel fascino aristocratico che la renderà eterna. Due anni fa l'emorragia cerebrale che ha raccontato pubblicamente con grande coraggio, affrontata senza mai paura, sempre con la sua forza ed il suo sorriso. Quel sorriso che non dimenticheremo mai.